a tutti! Oggi prepareremo il pesto di tonno. Il tempo di preparazione della ricetta è 10 minuti circa. Gli ingredienti sono pinoli, tonno, basilico, parmigiano, pomodorini, olio, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 10. Aggiungere i pinoli ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il basilico, il tonno, i pomodorini, l'olio, il sale, il pepe ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 8. Il pesto è pronto, trasferire in barattoli di vetro. Pesto di tonno, ideale per condire la pasta o farcire crostini. Si conserva in frigo coperto con olio per una settimana. È possibile congelarlo. Grazie e alla prossima ricetta!